Salve, fa memoria oggi la Chiesa di un santo particolare del VII secolo, si chiama San Romarico e diciamo che fu un uomo allo stesso tempo sfortunato e fortunato. Fu innanzitutto sfortunato perché il papà, per una circostanza particolare, perse tutti i suoi beni, perse tutti i suoi averi. Il Romarico fu costretto ad andarsene ramingo e vagabondo per il mondo. Poi, per un cambiamento improvviso di fortuna, ecco che egli, mettendo a frutto le sue qualità, tornò ad essere splendidamente ricco e quindi in grado di gestire la propria vita in piena autonomia. Accadde però che ad un certo punto abbia incontrato un altro santo, Sant'Amato. E nel rapporto con Sant'Amato, che egli avvertì come un amico particolare del suo esistere, decise tranquillamente di spogliarsi di tutte le sue ricchezze e di darsi completamente all'ascesi e di darsi completamente alla vita cristiana. Dunque, un uomo fortunato per la perdita dei beni di famiglia, un uomo fortunato perché riequilibria questi suoi beni, un uomo da ultimo il quale riesce a trovare il senso radicale del suo esistere non nei beni né nella mancanza dei beni, ma in questo rapporto straordinario col Signore, perché da ultimo chi riesce a dare senso e significato alla vita è esattamente la presenza del Signore. Le cose a volte possono esserci, a volte possono non esserci. La fortuna muta, le circostanze sono particolari. Quello che è importante è che al di là delle circostanze l'uomo abbia un punto di riferimento chiaro e distinto, come una pietra angolare intorno alla quale o sulla quale strutturare e far crescere l'intero edificio della propria vita. Arrivederci.